Carissime, benvenuti in questo nuovo video. È un video speciale in cui io mangerò tutto il giorno assieme a voi, perché è un video, una specie di video cosa mangio, in cui praticamente mi diranno cosa mangiare gli youtubers famosi. Non vedo l'ora perché devo mangiare un sacco di cose buonissime. Voi sapete che io sono incintona, quindi spero che mi abbiano consigliato youtubers cose buone da mangiare, che non mi facciano male, perché in gravidanza tante cose non le posso mangiare, però cercherò un po' di adattare un po' il tutto. Soprattutto sono 2 giorni che ho mal di pancia, quindi spero che mi abbiano consigliato cose leggere e non difficili da preparare, o comunque che mi possano fare male, perché veramente sono stato 2 giorni malissimo con la pancia. Però incrociamo le dita, confido in voi, speriamo che sono stati bravi questi youtubers. Comunque ringrazio tutti gli youtubers che hanno partecipato a questo video, di cui vi lascio il loro link nel box informazione, e vi dico, sono fantastici. Ovviamente non servo io a fargli pubblicità perché sono famosissimi, però ci tengo a dirvi che sono stati selezionati da me perché sono i miei preferiti, veramente tra i miei preferiti in assoluto, quindi li seguo e vi consiglio di seguirli se ancora non lo fate, ma penso sicuramente sì perché sono famosissimi. Seguiteli sia su YouTube che su Instagram, seguiteli perché veramente io li seguo e per me è un piacere seguirli, quindi li ringrazio tutti. Grazie ragazzi, grazie mille, e vi ripeto, vi metto il link nel box informazione sia del loro YouTube che del loro Instagram, seguiteli. E vi ringrazio ragazzi, grazie mille per aver partecipato al mio video, siete stati veramente tutti carinissimi, quindi grazie ancora. Ovviamente se volete farlo anche voi questo video, vi invito a farlo e sarò felice anche io di partecipare al vostro video, di ricambiare il favore. E una menzione speciale a Nicole Kiss & Makeup, che ha partecipato anche al mio video, che è l'ideatrice, colei che mi ha ispirato in questo video, perché ovviamente lei l'ha fatto prima di me e vi ricordate che ho partecipato al suo video, quindi grazie Nicole per l'ispirazione. Ok, iniziamo subito ragazzi, iniziamo da una fantastica colazione, speriamo sia fantastica, speriamo che sia una cosa leggera perché veramente ho un mal di pancia tremendo ragazze, quindi confido in te, nella mia amica Mia, la grandissima Gnappetta, Mia Cellini, mi raccomando seguitela, lei mi fa morire, l'amo. Vai, vediamo. Buongiorno amo, buongiorno a tutti, a Dario, a Pubi, a Baby, insomma a tutti quanti. Scusate il background poco carino, ma sto al negozio. Andate. È di prima mattina, quindi scusate pure la faccia, c'ho pure Ernesto, il brufolo molesto in fronte, ma questa è un'altra storia. Oggi sono qui per scegliere la colazione di Carlita. Considerando che Carlita è incinta e deve mangiare doppio, io direi di andarci belli carichi e da una bella botta di zuccheri. Allora, bevi il succo di frutta, te lascio scegliere il gusto, e da mangiare una bella bomba col cioccolato o maritozzo capanna. Se scegli il maritozzo capanna, occhio a non fatta acidità col succo. Quindi, evitiamo, va? Questo è stata breve e concisa. Bomba. Maritozzo capanna o bombetta al cioccolato. A Baby piace questo elemento. Baby de zia. Io mando un bacio a tutti quanti. Grazie amo, e non vedo l'ora di vedere il video. Ciao. Ok, grazie Mia. Allora, io sono pronta. Adesso mi sono appena svegliata, quindi ho una fame, devo far colazione, ovviamente scelgo la bomba al cioccolato, che solo quando ho sentito bomba al cioccolato nella mia mente si sono visualizzate delle immagini veramente sublimi, e quindi ne ho tantissima voglia. Adesso chiamo Dario e gli chiedo se mi porta la bomba. Amore, mi puoi portare una bomba al cioccolato? Devo fare un video. Sì. Come, sì, una bomba al cioccolato qualsiasi, non troppo grande perché lo sai mi fa male la pancia, però mi devo sacrificare perché me l'hanno chiesto, me l'ha chiesto la mia amica Mia e poi per tutti i follower. Grazie, ciao ciao. Grazie, è arrivato con la bomba, ma non lo posso mangiare perché ho mal di pancia, oh mio Dio, è enorme, ma che profumo c'ha. No, vabbè, c'è Pup qua che sta impazzendo. Mia, la dedico a te. Madonna, raga, è bellissima. Cioè, è enorme. È un profumo. Penso non mangio una bomba al cioccolato, sarà tipo, non so, da sempre. Oh mio Dio, ragazzi, mi sta cadendo la cioccolata comunque.
Ma scusate, ma sono proprio così le bombe al cioccolato? Raga, è buonissima. Dopo devo farmi una doccia. Grazie mia, baby, piace questo elemento. È buonissima, raga. Ragazze, bomba fatta fuori e devo dire che pensavo peggio. Mia, ti devo proprio ringraziare perché incredibile, ma vero, ho appena mandato un messaggio a Dario, il bruciore di pancia che avevo mi è quasi passato. Cosa c'era in quella bomba? Adesso mi viene da chiedere, ma va bene. A baby è piaciuto molto questo elemento, quindi grazie. Per il pranzo, ragazze, ho chiesto aiuto al nostro amico Cristiano, ovvero Issima91. Vediamo cosa mi consiglia per pranzo. Spero qualcosa di rapido da fare. Spero di non dovermi mettere a cucinare perché ho caldo e ho fame. E soprattutto spero qualcosa di leggero, insomma, che non mi faccia male visto che sono incinta. Vai Cristiano, confida in te. Ciao Carly, my love. Allora, innanzitutto ancora tanti auguri e congratulations. Grazie. Ma bando alle ciance, ciance alle bande, siamo qui riuniti perché devo scegliere il pranzo estivo per te. Dico estivo perché è caldissimo, quindi evito cose super pese. E avrei due opzioni. Se me le fai tutte e due insieme, adorerei tantissimo, vero? Allora, come primo piatto io sceglierei la pasta con melanzane e noci, mentre come secondo piatto o antipasto avrei scelto un'insalatina di mare con pomodorini e rucola. No! Fammi sapere! Boh, cioè sono fattibili queste cose, sì. Magari sei allergica a qualcosa, io non lo so. Insomma, le mie scelte sono queste, poi guarda te. Ci vediamo prestissimo, ciao! 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 Allora ragazze, ragazze, macello più macello, devo necessariamente cucinare, quindi devo fare questa pasta alla melanzana e noci, ma non so, forse in altre parti d'Italia si porta, io non l'ho mai mangiata, non l'ho mai fatta, quindi adesso mi ingegnerò e la farò qui a casa perché sicuro nei ristoranti non l'ho mai vista questa pasta melanzana e noci, però sono curiosa e così approfitto anche di farvi una bella ricettina, speriamo mi venga buona. E l'insalata di mare, pomodorini e rucola, ah, non posso mangiarla! Allora, le cose di mare in gravidanza vanno evitate, però comunque se fresco eccetera, ok, si può mangiare, però pomodorini e rucola è un macello perché i pomodorini mi fanno acidità, la rucola la evito proprio per la toxoplasmosi, quindi vediamo, faccio l'insalata di mare, però magari senza la rucola, però ce la metterò tutta, ce la devo fare, dai baby, ce la possiamo fare. Sì, allora, ho preso tutti gli ingredienti necessari, ho scoperto una ricettina che secondo me è molto molto buona e anche abbastanza rapida, quindi scimentiamoci e spero in questo modo di darvi anche un consiglio di una bella ricettina per voi. Occorre la melanzana e le noci, ovviamente ingredienti principali, un po' di basilico e metto anche un po' di questo formaggio light per dare più cremosità e se volete potete aggiungere anche dei pomodori. Io non li metto perché vi ho detto mi fanno un po' di acidità, quindi li evito. E come pasta ho scelto questa perché adesso dovremo andare a cuocere la melanzana assieme alla pasta per fare più presto e dopo ovviamente vanno separate, quindi ho pensato che la pasta lunga potesse essere più semplice, il resto invece fa frullato, ma procediamo. Grazie, come vedete ho portato a bollore l'acqua, appena bollito ci ho versato le melanzane tagliate a cubettoni, tanto le dovremo frullare e tra un po' andrò ad aggiungere anche la pasta. Le melanzane tempo di cottura maggiore, quindi le faccio cuocere prima 5 minuti, poi quando vedo con la forchetta che sono morbide aggiungo anche la pasta. Se come vedete ho versato la pasta assieme alle melanzane, poi ho scolato e ho separato e devo dire è stata abbastanza semplice a parte per qualche melanzana scappata e adesso questo qua vado a frullarlo con le noci e il resto degli ingredienti. Super frullatore, ho messo le melanzane, un po' del formaggio spalmabile che vi ho fatto vedere, metto le noci e dopo aggiungo anche un po' d'olio e un po' di
sale. Se guardate che meraviglia questo piatto, è venuto molto molto carino, quindi sono veramente veramente contenta, non vedo l'ora di assaggiarlo. È venuta una bella cremina, promette molto bene. Ho aggiunto anche un altro po' d'olio a crudo e un po' di basilico, adesso assaggio. Per l'insalata di mare, ovviamente, perché voglio accontentare fino in fondo Cristiano, mi sono fatta prendere dal mio pescivendolo un po' di fresco mare, che spero che quindi non mi faccia male, e quindi lo vado a scaldare. Se vado a mischiare la mia pasta, vediamo un po', vediamo baby cosa dice. Ragazzi, è venuta l'idea di aggiungere anche un po' di parmigiano, secondo me diventa ancora più buona, ma vi devo dire ragazzi che è proprio buona, non me l'aspettavo. Alla fine è anche una ricetta rapida, voglio dire, molto molto buona. Potete anche metterla un po' in frigo, comunque buona. Cristiano, cosa mi hai fatto scoprire? Buonissima, giuro, è una cosa che non avevo mai fatto, ma il contrasto melanzane e noci è molto molto buono, veramente buono. Spero che a baby piaccia e non ci sia nessun problema in pancia, insomma, vi aggiornerò dopo. Finora tutto ok. Ma veramente, veramente buona. Top. Ragazzi, ecco il mio piatto finito, è stato veramente veramente buonissimo. Adesso passo all'insalata di mare, ho voluto accontentare in tutto e per tutto Cristiano, quindi ho preparato l'insalatina di mare, però l'unica cosa, ho messo l'insalata al posto della rucola, perché la rucola proprio no per la toxoplasmosi, e pomodorini ne ho messo solo uno proprio a scopo dimostrativo, proprio per accontentarti, poi è venuto un bel piattino, quindi sono felice di assaggiarlo. Ci sono gamberetti, c'è un po' di tutto, buono dai. Almeno una cosa sana, anche se io da quando sono incinta queste cose di mare non tanto le digerisco, quindi spero che non mi facciano, non mi diano problemi. Perciò quando ho visto il filmato suo ho detto no, perché davvero mi danno un po' di problemi, tipo i crostacei, i molluschi, però spero insomma che non ci saranno problemi. È buono. Grazie al consiglio, mi ha fatto mangiare sano. Molto molto buono. Troppo. Ragazzi, eccomi qua, nel frattempo mi sono cambiata perché adesso devo uscire, un appuntamento di lavoro. E adesso siamo arrivati finalmente alla merenda, che ho chiesto a Leonardo De Carli, mitico Leonardo, ti ringrazio tantissimo Leo, lo seguo tantissimo sia su Instagram che su YouTube, è un mito, quindi seguitelo, ma penso che lo seguite tutte comunque. Cara Carlita, oggi voglio farti assaggiare una cosa, è una mia ricetta, una mia invenzione, ma che nessuno ha mai voluto provare, non so ancora per quale motivo. Tu sarai una di quelle pochissime persone che lo proverà. Ho paura. E dimostrerà al mondo che è una cosa meravigliosa. Devi mangiare per merenda una delle mie merende preferite, pancake con patatine. Le patatine, quelle che si comprano al supermercato. Cosa? Bene, quelle fritte che si comprano nel busto. Sei sicuro? Devi prendere una di queste patatine ed infilarla dentro il pancake. Fammi sapere. Va bene, Leo, lo farò solo per te, però devo essere sincera, non ho mai sentito prima, sicuramente una merenda originale ed esclusiva, pancake con patatine, ma lo farò
solo per te e per voi che guardate, non sia mai che scopriamo qualcosa di buonissimo e geniale, quindi mi sacrificherò. Io poi sono molto amante, mi piace tantissimo provare le nuove cose, quindi ci proverò. Grazie Leonardo, ti mando ancora un bacio e adesso vado alla ricerca di patatine e pancake. Eccomi ragazzi, allora recuperati i pancake, guardate come sono carini. Ho due panchecchini carini e le patatine, che queste me le ha comprate Dario e sono le sue preferite, anche le mie. Ma comunque, diciamo che è un po' una porcata questa cosa delle patatine e del pancake. Non so ancora cosa sto facendo, però magari è una cosa buonissima. Proviamo, dai. Allora, le patatine nel pancake, ok. Proviamo, dai. Ma cosa mi fate fare? Siete cattivi però voi youtubers. Siete cattivi. Una la mangia e una la infilo dentro. Ok ragazzi, siete tutti testimoni. Ho ricoperto il mio pancake di patatine. Copro con l'altra metà. Oh mio Dio, cosa mi fate fare? Cosa mi fate fare? Assaggiamo. Leonardo, è per te. Non è male. Non è male. Leonardo, sei un genio, è buonissimo. Compresso dolce salato, ma vabbè, è buono. Sto avvertendo un leggero movimento di pancia. Oh mio Dio, buono, buono, ma ho paura di sentirmi male, no. Oh mio Dio, poi è buono, mi sa che ci aggiungessimo anche un po' di cioccolata. Sono qua al ristorante e adesso devo vedere per cena cosa mi ha consigliato Nicole. Ascolto il video. Ciao tesoro, grazie mille per questa opportunità, sono felice di apparire per la prima volta in un tuo video. E per cena mi hai chiesto di decidere che cosa mangerai stasera a cena. E io vorrei che tu mangiassi una buona pasta allo scoglio che mi piace tanto. Ti mando un bacione a te e a tutti i tuoi follower. Ciao! Ciao Nicole, allora grazie. Mi hai chiesto proprio una cosa che a me piace tantissimo. Quindi sono anche in un posto, un bel ristorante. Quindi spero che sia buona questa pasta allo scoglio, se anche il mio amore è qua. Mio amore, vuoi salutare? Ciao! Quindi buon appetito, adesso vi faccio vedere la pasta. Sono un po' stanco, sono a schiare. Grazie Nicole che siamo andati al ristorante. Dario è contento perché grazie a Nicole siamo andati al ristorante. Quindi grazie Nicole da parte di Dario. Ragazzi, abbiamo preso anche un po' di antipasto. Questo è il polpo con crostino. Questo è salmone, questo cos'è amore? Non si capisce bene. Un tortino, e quelle sono le dischette? No, sono dischetti. Buon appetito. Ho vignè con salsa rosa, molto invitanti. Vignè salati. È arrivato anche l'antipasto caldo, qua sono dei toast con triglia. Amore, riprendi tu di là che non si vede. Questo? Questo che cos'è? Un pappero? Un con beciame. Questo è il pesce fritto, qua poi abbiamo il gambero mandorlato. Buon appetito! È finalmente arrivata la pasta allo scoglio, guardate, me la sono fatta fare apposta perché nel menù non c'era, con tutti i frutti di mare, ci sono anche i gamberi, c'è anche qua, che cos'è? Uno scampetto, guardate quanto è bella e invitante questa pasta. Buon appetito! Il mio amore ha preso salatielli. Buon appetito amore, siamo rimasti solo noi nel ristorante.
ragazzi, questa pasta è buonissima e devo dire che mi sono molto sacrificata per voi, perché non mangio mai pasta sia a pranzo che a cena, cioè stranissimo per me, però oggi è andata così, proprio accontentata. È buonissima, piena piena di sapore, perché il condimento è proprio freschissimo, tipo una cremina, veramente molto molto buona, vero amore? È top, grazie Nicole che me l'hai consigliata. Adesso preghiamo per il mio stomaco, la mia digestione. Ci sto scoppiando, ma mi aspetta anche un dopo cena di Nadia Tempest. Io spero davvero che sia una cosa leggera, perché vi giuro sto scoppiando, non mi entra più nulla. Quindi Nadia, confido in te, guardo il video. Ciao, allora, prima di tutto spero tutto bene, non vediamo l'ora di vedere il piccolo Carletino, io e sicuramente tutti quelli che ti seguono, quindi spero tutto bene e voglio fare un regalo a te e anche a lui soprattutto, perché è una cosa che io adoro, spero che ti piaccia, insomma, perché a me piacciono da morire i Minion, quelli piccolini, i dolcetti piccoli, e quindi ti propongo una crostatina con la frutta fresca sopra, quelle con la crema e la frutta, però Minion, poi se vuoi prendere una teglia... Beata te. Quindi quello sarà il tuo dopo cena. Grazie. Spero che ti piaccia e che prendi la casa. Ci ho appena chiesto al cameriere cosa c'è per il dolce. Spero proprio che ci siano qua i Minion che ha chiesto Nadia. Anche se i dolci con la crema io comunque in gravidanza non posso mangiare, perché se c'è l'uovo crudo e anche la frutta se non è lavata bene. Quindi adesso vediamo cosa c'è, però cercherò di accontentarti Nadia, anche perché ho proprio voglia. Mi ha fatto venire voglia quando l'hai detto, quindi adesso vediamo cosa posso mangiare. Nadia, questa è la cosa più simile che abbiamo trovato in questo momento, che sono le ore, guarda, ti faccio vedere, l'una e il 18, quindi penso che ci dobbiamo accontentare. È un Minion, però ci siamo, perché è abbastanza piccolo ed è nutellotto, quindi adesso lo andremo ad assaggiare per te. Oltretutto è una delle poche cose che potevo prendere, perché è senza uovo crudo e frutta che purtroppo, se non lavata bene, è meglio evitare in gravidanza. Però direi che secondo me ci è andata più che bene, ma guarda, questo poi ci sono tutti i riccioli. Buonissimi, spero che vada bene Nadia, secondo me sì, perché è veramente super invitante. Com'è amore? Sei felice? Vediamo com'è. Bebe contento. C'ho un sonno ragazzi, sono stanchissima. Però non si dice mai di no al dolce, devo dire che è molto molto buono. Quindi grazie Nadia. A te. Sì, io sto passeggiando perché sì. Guardate qua, ho mangiato troppo. E stiamo passeggiando qua sul lungomare perché fa caldo, ragazzi. Sono gonfissima. Fa caldissimo. Però è stato bellissimo, abbiamo fatto una bella cenetta. Diciamo proprio una bella giornata in verità, in cui abbiamo mangiato un sacco di cose buone. Quindi vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Ringrazio ancora tutti gli amici, colleghi youtubers. Sono quasi le due di notte. Sono quasi le due di notte. Noi stiamo passeggiando per noi stiamo soli. Passeggiando, domani devo fare un po' di detox. Domani. Però devo dire che è tutto a posto, a parte un po' di gonfiore, tutto bene. Vi faccio vedere un po' di lungomare e vi saluto così. No, un corto mare. Con il lungomare di Pozzuoli, guardate lungomare, che meraviglia. È importante, lasciate tanti like, pollici in su a questo video. Pollici in su, ragazzi. Mi raccomando. Se vi sono piaciuti gli youtubers che hanno partecipato e se vorreste anche un altro video, ci vediamo magari, domani. No, magari chiedetemi voi cos'altro vi piacerebbe vedere. Oddio, ce l'ho fatta. Ciao. Buonanotte. Buonanotte, buongiorno amore. Quasi buongiorno. Un po' più fondo dell'albero.